Giro Mister. Innanzitutto le chiedo com'è il clima all'interno dello spogliatoio, non soltanto per la sfida di domani, ma anche per la notizia della positività di Politano. Immagino ci sia un po' di apprensione, non lo so. Ma, ragazzi, che possa succedere qualcosa così all'ultimo momento fa parte delle difficoltà della stagione. Forse vi siete dimenticati che nelle prime due partite di campionato noi abbiamo giocato con tre centrocampisti perché si è fatto male Demme, poi c'era Zielinski e si è fatto male dopo 20 minuti nella partita a Venezia, non si aveva Anghissa e si è giocato con tre giocatori soli di numero e si andava a giocare con quelli lì. E si è fatto quello che si doveva fare ugualmente, cioè che si fa? Si lascia il dubbio prima di andare a giocare che questa situazione di che ci manca un calciatore ci possa mettere in condizione di dover perdere la partita, di dover fare una partita sotto livello di quello che siamo? È un modo di ragionare non corretto, insomma, ecco. La seconda invece, che partita si aspetta domani? L'Inter è una candidata per lo scudetto, però indietro in classifica. Noi ci aspettiamo un match aperto con due squadre che si affronteranno stile Premier League. Secondo me verrà fuori una partita così, dove tutte e due le squadre hanno bisogno di far punti, per cui andranno alla ricerca della vittoria. Poi è chiaro che ci sono i due disegni tattici, che loro stanno in campo con una conformazione geometrica diversa dalla nostra e ci sarà da andare a coprire quegli spazi che loro occuperanno in fase di possesso, perché sono bravi con questi due tutta fascia a portare là il discorso. E noi dobbiamo fare altrettanto quando abbiamo palla noi, però insomma le intenzioni sono di quelle sane da parte di tutte e due le squadre, perché l'Inter è una squadra fortissima, lo sta facendo, l'ha fatto vedere in passato, lo sta facendo vedere con Inzaghi in questo campionato a prescindere dai risultati. Prego. Sky Spalletti, buongiorno. Lei qualche seme lo ha piantato a Milano dell'Inter che poi ha conquistato lo scudetto. Le chiedo quanto questo la può aver aiutato, considerando che tanti giocatori sono ancora lì nella preparazione di questa partita. E poi le chiedo anche di raccontarmi, insomma, l'emozione di tornare a Milano da avversario dopo tanto tempo in una situazione di classifica, come dire, incoraggiante. Allora, ho detto qualche cosa durante questa settimana. A me, come diventa facile questo discorso qui, perché io parlo con pochi, ma con pochi pochi, anzi se qualcuno viene a farmi compagnia, che volta al Britannique sono sempre a me solo, per cui amici, non amici, anch'io ho vinto quello scudetto, spero che non mi fischino, tutte queste robe qui. A me possono fare quello che gli pare la gente, io fischi l'ho presi da tante parti, ho preso gli insulti da tante parti e io vado a valutare quello che è il mio di lavoro, non quello degli altri, io guardo il mio e se devo poi valutare il mio, che il concetto è sempre lo stesso, quando vado via da un club guardo se ho lasciato i conti migliori e se ho fatto anche qualche risultato, se ho vinto qualche partita. Perché poi vanno di pari passo le due cose, ma si riferisce a quello che ho fatto io, non paragonato a quello che fanno gli altri. Poi ognuno gli dà il taglio che vuole alla cosa in base alle... Ah no, ma sto dicendo io. Ho preparato lui per dopo. Lo facciamo sempre. In base alle amicizie che si hanno, in base ai contatti che si hanno. E io ho finito all'Inter con la difficoltà della gestione poi di quel momento lì, con tutto quello che veniva fuori in quel momento lì, perché c'era da creare delle difficoltà,
però poi non ho dato colpa a nessuno di questo quarto posto, non ho preso vantaggi di niente, non ho detto niente. Ho preso finito e sono venuto a casa, perché mi avevano mandato a casa. È chiaro che poi delle valutazioni poi vanno fatte, perché, perché sono in base alle possibilità che uno ha a disposizione, insomma, ecco. Se uno ha la possibilità di spendere 240 milioni di ammontare di stipendi, non sono uguali a 100, è differente, si va a prendere giocatori non di quelli che sono a casa fermi, ma si va a prendere giocatori dal Chelsea, dal Manchester United, dal Manchester City, e sono più abituati a vincere di altri. Poi per quanto riguarda le emozioni di domani, io sto qui a dirvi che per me è una partita come tutte le altre, perché io sono abituato a vivere intensamente tutto quello che faccio e lo vivo in diretta, non si prepara niente, per cui sono curioso anch'io di vedere che reazione avrò lì quando arriverò dentro San Siro. Per me il passato non è mai passato, proprio perché lo vivo intensamente, lo vivo con sentimento quello che faccio. Faccio le cose seriamente, poi non mi riesce, ma le faccio seriamente le cose. E lì naturalmente poi c'è stato da prendere delle decisioni, e le ho prese volentieri, perché poi un allenatore deve essere giusto per il bene del gruppo. Un'esperienza che mi ha dato tanto, naturalmente ringraziare i tifosi a prescindere di quello che sarà il trattamento che mi riserveranno, ringraziare i calciatori che mi hanno seguito in tutto, con i quali ho un bellissimo rapporto, che ci siamo continuati a sentire con diversi, e c'è la stima, anche se non ci si sente, poi quando avverrà quel momento lì è come se fossimo sempre stati insieme da collaboranti per raggiungere degli obiettivi. Vado orgoglioso anche di aver ridato forza a quello che era una conformazione della Pinetina lì, perché anche i giardinieri hanno messo a posto delle cose per darmi disponibilità a quello che mi faceva piacere, di alzare le piante per vedere questa profondità della Pinetina, di aver ridato forza e continuità alla cappella costruita di Massimo Moratti in onore del Papa Angelo, dove tutte le partite partiva Monsignor Luigi Mistò dal Vaticano di Roma per venire a celebrare la messa prima delle partite. Ogni partita partiva da Roma e veniva lì. Dei momenti belli che porterò sempre con me e che mi hanno dato la possibilità di emozioni forti. Inzaghi ha detto: non è decisiva, è importantissima. Ci dà, se ha voglia, la sua definizione per i prossimi 90 minuti? È importantissima per tutte e due, non è definitiva mai, fino a che non c'è matematica in questo campionato qui, non è niente di definitivo, perché ci sono squadre forti e ci sono, come si diceva all'inizio, difficoltà momentanee che ti possono arrivare da tutte le parti, e mentre guardi davanti perché vuoi andare là, ti arriva di lato, ti arriva la trambata che ti fa tentennare, per cui è come ha detto Simone. Sport Italia. Salve mister. Prescindere dalle emozioni, sicuramente Inter-Napoli è un po' anche sicuramente la sua partita, da ex è certamente un po' speciale, diversa dalle altre. Però le chiedo se questa è la partita per capire, per avere una nuova certezza che questo Napoli può davvero arrivare fino in fondo a questo campionato, e soprattutto se si aspettava di sfidare l'Inter da capolista, se è una piccola rivincita da questo punto di vista. No, se no si ritorna a dire quello che abbiamo detto precedentemente. Io non ho da far valere nessuna rivincita.
Domani è un passaggio fondamentale per una, per un'altra piccola felicità. Non per la mia magari, o anche per la mia, ma soprattutto per tutte quelle persone che ci amano e ci seguono. Perché noi siamo già un pochettino a posto. Se si continua a fare questo lavoro qui a 62 anni, perché poi siamo in cerca di una dignità, e la dignità poi sarà una certezza solo quando ti batterai per le persone che ti vogliono bene, non soltanto per quello che è il tuo essere famoso, il tuo avere un ruolo di... Noi abbiamo una città dietro che è lì che freme. Prima mi diceva Santoro che oggi alla partenza ci saranno 1000 persone a salutarci. Una roba impossibile questa qui. Cioè, no? Prego? In tempi di pandemia. Sì, ma a parte i tempi di pandemia, tanto si sentono che la vivono così anche se rimangono a casa, per cui e che si scomodino e vengano tutti lì, si ritrovino, stiano 2 giorni a organizzare il momento per essere tutti insieme. Cioè. E quella lì è una roba che ci deve per forza far riflettere su quello che deve essere il nostro comportamento, la nostra ricerca, la nostra voglia. Noi dobbiamo passare attraverso la disponibilità della gente che ci vuole bene, della gente che ci vuole, che ci ama, insomma, per fare questo lavoro. Ecco, chi non la sa riconoscere è segno che non sarà mai fiero di quello che ha fatto. Abbiamo finito. Mi guardavi. Corriere dello Sport. Eccomi qua. Questa non è una partita che può essere catalogata soltanto da un punto di vista, cioè quello napoletano, ma anche da quello interista ovviamente. Non è decisiva, ma forse lo è un pochino per loro. No, non è decisiva anche per loro, perché sono poche le partite giocate e sono molte le difficoltà che si andranno ad incontrare tutti in questo campionato. E starà proprio lì che questa felicità è nascosta un po' dietro queste difficoltà che ti troverai davanti. E se quando sei di fronte a un risultato così, o quando sei di fronte a dover sostituire un calciatore o 2 calciatori, ti fa abbassare lo sguardo, ti fa girare le spalle, poi non potrai mai raggiungere degli obiettivi importanti. E siccome si sta parlando di obiettivi importanti, stanno dietro queste difficoltà qui, questi momenti del risultato che lo devi fare quasi a tutti i costi, del momento che devi gestire 2 partite con quei calciatori che c'hai e non ci si lamenta, perché io non mi sono mai lamentato di niente in 20 anni di carriera, mai. Non ho mai detto mi manca questo, mi manca quest'altro, perché sarebbe come dire alla squadra non ce la possiamo fare da soli ce la possiamo fare. Poi i problemi non finiscono mai, ma anche le soluzioni non finiscono mai, se ne trova sempre per tutti i problemi che ci capitano, per cui si va a cercare le soluzioni e non è definitiva per loro. Repubblica. Eccomi, buonasera. Volevo chiederle con che certezze va il Napoli a Milano ed eventualmente con che dubbi. Le certezze di quello che ha prodotto fino a questo momento qui. Le certezze della qualità che hanno saputo esibire i nostri calciatori. Le certezze di migliaia di persone che ti vogliono bene, che ti sostengono se casomai una volta ti venisse il dubbio di non farcela, ad essere
fortissimo, perché la nostra gente pensa che noi siamo una squadra fortissima. I dubbi che abbiamo noi, i dubbi non ce ne sono, noi andiamo per fare la partita. C'è un avversario che ha le stesse nostre qualità, c'è un avversario che ha dei calciatori di livello come il nostro e un allenatore che ha un'esperienza su quel gioco che gli fa fare e ha trovato una squadra che l'ha già fatto quel gioco gli anni precedenti, per cui nessun dubbio ci saranno delle difficoltà che sono le stesse che dicevamo prima. O si ha il coraggio di affrontarle queste difficoltà, o si fa spazio a quelli che non vedono l'ora di affrontarle. Non ci sa altra scelta. Il Mattino. Sì, buon pomeriggio. Le volevo chiedere come si affronta questa lotta al vertice della Serie A, avendo al fianco un presidente italiano, una proprietà italiana rispetto ai suoi trascorsi recenti, con cui interloquiva soprattutto con una proprietà straniera, e poi una deroga straordinaria, se mi consentite, il parere di Luciano Spalletti sulle difficoltà della nazionale che non è riuscita a strappare il pass diretto per i mondiali. Scusate a tutti per la deroga. No. Allora, grosso modo è uguale, perché lì avevo un presidente di una nazione differente, di un paese diverso dal nostro, però il figlio lavorava lì a Milano, stava a Milano, era sempre presente lì in società, spesso, se non i periodi che poi ritornava a casa. Per cui diciamo che è simile grosso modo, la guardava un po' più esternamente la situazione Zhang, Steven Zhang, perché questo era il figlio del presidente, del papà, che invece lui è rimasto quasi sempre in Cina, è venuto sporadiche volte. De Laurentiis la vive un po' più direttamente, perché ci si sente spesso per telefono, perché naturalmente vuol sapere le cose. Zhang era uno che sorvegliava più da distanza. De Laurentiis sorveglia un po' più da vicino o te la fa sentire questa sua presenza che c'è, ecco. Poi con entrambi ho avuto la possibilità di lavorare come meglio si crede e poi sono sempre i risultati che fanno la differenza. Mancini. Su Mancini mi dispiace, ma Mancini ha le soluzioni per rimettere a posto questa cosa e secondo me se la sarebbe già meritata la qualificazione l'Italia per quello che ha fatto vedere, per cui non so come mai poi i risultati gli abbiano dato contro in questo momento qui. Un po' di fortuna e di sfortuna a volte nel calcio c'è, esiste, per cui può essere dipeso qualcosa da questo, ecco. E lui sa come fare da solo, a Mancini non gli si va a insegnare niente. Corriere della Sera, edizione Napoli. Mister, come sta Lozano, visto che sarà l'ultimo a rientrare dagli impegni con la nazionale, e poi parlava di soluzioni sul lungo periodo, a destra può giocarci anche Zielinski. Ragazzi, chiedo scusa, però io ricordo a tutti che abbiamo chiesto una... Se cioè, ognuno di voi fa una deroga... Vabbè, a destra ci può giocare Zielinski, ci può giocare... Ci può giocare Leaf, Elmas, ci può giocare Lozano e ci abbiamo anche altre soluzioni. Lozano sta bene, è che ha giocato giovedì, ha viaggiato ieri, c'ha ore e ore di viaggio... Però il ragazzo è molto voglioso, ci ho parlato anche stamani, è sorridente perché è un ragazzo molto positivo, un ragazzo
dolcissimo da un punto di vista di contatto di professionale, per cui è anche normale che abbia ambizioni di crescita, come le debbono avere tutti. Poi mi auguro che lui a fine stagione riceva l'interesse anche di club che lui ritiene più importanti del Napoli. Perché no? Significherebbe perché si è reso protagonista probabilmente del raggiungimento di alcuni nostri obiettivi, sia anche di risultati di partite, perché l'anno scorso, rimanendo fuori dalla Champions League, noi non abbiamo ricevuto una richiesta per un calciatore, per cui se vogliono avere l'interesse degli altri club è perché devono fare i risultati i nostri calciatori, perché se no non gliene frega niente a nessuno di come si chiamano, ecco. Ebbene, ce l'abbiamo chiara. È sempre la vittoria che ci mette in condizione di avere un palcoscenico, di avere visibilità. È la sconfitta che riporta dentro tutti nella dimensione uguale, nel livello uguale, perché non c'è quello nella sconfitta, quello che ha fatto più gol o quello che si salva, o quello che ha fatto assist, o quello che ha salvato la rete in spaccata e scivolata dietro il portiere, perché io metterei premi a obiettivo anche a quelli che salvano i gol, non li metterei soltanto a quelli che li fanno. Questo per me è un modo di vederla da un punto di vista di società, quando si danno i premi a quelli che fanno gol. Poi è chiaro che chi fa gol ha un vantaggio superiore, però la uguale è quello che salva la porta da un gol degli avversari. Invece non ho mai visto mettere un premio a quello. Poi facciamo le sostituzioni, 5 sostituzioni, sì, sostituiamo i calciatori, e quelli che hanno i premi a far gol e che li tiri via mezz'ora prima e che gli hai fatto il premio e che poi li vuoi sostituire, come la pensano? No. Allora troviamoci d'accordo una volta per tutte con il cervello, perché se no c'è qualcosa di scollegato, perché o si fanno un modo o si fanno un altro, insomma, ecco. Perché il calciatore che levi e che poi ha possibilità in una partita facile di fare 2 gol da ultimo e c'è il premio al raggiungimento di gol, è chiaro che poi se lo levi dà contro all'allenatore, e questo poi fa subentrare qualche difficoltà nella gestione. Era soltanto per mettere a posto Canale qualcosa. 8. Buon pomeriggio. Qua, eccomi qua. Salve. Nel dicembre del 2018 allo stadio di Milano, proprio in un Inter-Napoli, ci furono bruttissimi cori razzisti contro Koulibaly. Fu uno degli episodi veramente più squallidi della storia recente del calcio italiano. L'arbitro Mazzoleni decise di non intervenire, anzi quella partita finì con 2 espulsi, ma per il Napoli, Insigne e Koulibaly. Qualora malauguratamente dovesse accadere di nuovo, che reazione si aspetta da parte dell'arbitro designato, e lei come reagirebbe? Io sono convinto che non accadrà, perché io conosco il pubblico di Milano, conosco la gente di Milano, no? Per quello che ho vissuto io negli ultimi anni, hanno un tasso di civiltà, un livello di civiltà di quelli nobili, per cui non succederà. E come ho già detto prima, poi tenteremo di metterla a posto, però non c'è neanche bisogno, nel senso che lo dicono tutti i calciatori, che siamo tutti un po' di colore, siamo tutti un po' in difficoltà, siamo tutti un po' diversi, siamo tutti tutto, per cui questa storia bisogna dargli meno importanza possibile, perché sono solo delle persone differenti da tutto l'altro, quelli che lo fanno, non sono differenti quello a cui si lanciano le accuse. La pelle ha un colore solo, la pelle è pelle, la pelle ha il colore della pelle, è pelle, per cui non c'è colore. Calciomercato.com. Mister, come stanno Manolas e Malcuì? Sono entrambi recuperati al 100% e convocabili?
No, Manolas sta a casa, perché ancora non è in condizioni di poter giocare. Malquit probabilmente sì, in condizioni di essere convocato. La faccio ora la convocazione. Ultima, Napoli Magazine. Eccomi qua. Una bella intervista da Zonda. Khalilu Koulibaly ha detto: Luciano Spalletti è il mio papà. E ha sottolineato l'essere comandante, l'essere leader di questa squadra e soprattutto che l'allenatore lo fa sentire un personaggio fondamentale per questa formazione, per questo club. In una settimana così, avere dei punti di riferimento tali può quindi far sopperire a eventuali defezioni come appunto ci sono state nelle ultime ore. Non ho capito bene qual è la domanda a fare, scusa, ma... Avere dei leader nello spogliatoio. Ah, come avere dei leader nello spogliatoio. Il papà sì, ma... visto da Koulibaly. Koulibaly, l'abbiamo già detto in più versioni, quello che rappresenta per noi, ma non soltanto per me. Guardi... perché diventa difficile, poi ci vogliono degli esempi, diventa difficile parlarne e trovare ancora parole. È successo che questa settimana, all'inizio di quando lui è arrivato, il primo allenamento, è andato in scivolata come va sempre lui e gli si è incassato un piede. Gli si è incassato un piede, è andato in torsione, è rimasto con il ginocchio sotto e via dicendo. E ha sentito male, è rimasto per terra. Si è fermato l'allenamento, in un attimo c'erano anche i magazzinieri intorno a lui, tutti i calciatori, tutti intorno a lui, tutti in attesa di vedere la reazione del momento. Lui è uscito 3 minuti, hanno riniziato dopo 3 minuti a giocare e tutti guardavano verso la panchina e non giocavano la partita per vedere come si sentiva lui e se rientrava oppure no. E questi sono, cioè, proprio un momento. Non mi interessa sapere se Maradona è stato il più grande calciatore o meno, mi interessa sapere che... quello che ha lasciato dopo, che è quello lì, cioè non è quello che dico io, è quello che provano tutti, quello che poi significa la pesantezza del soggetto, l'importanza del soggetto all'interno di un gruppo, ecco. E quando poi anche in Europa League si è detto vogliamo essere tutti come il Vatusso Koulibaly, sono giochi di parole, però stanno a significare quello che rappresenta per noi, insomma. Ecco, lui è veramente una persona straordinaria, veramente un grande sotto l'aspetto del... Io ne ho avuti, sono stato uno di quelli fortunati, però la fortuna ancora con me non ha finito il suo lavoro. Per cui ce ne avrò degli altri di giocatori così e di giocatori da ritenermi fortunato. E quando entrano dentro gli spogliatoi, Nestor Sensini, faccio per dire, è stato uno di questi qui che non diceva mai niente, salutava e basta, entrava nello spogliatoio, aveva un rispetto di tutti e di tutto, e il pallone durante il gioco aveva rispetto di lui per quello che aveva fatto vedere, per come si era comportato nella sua lunga carriera. Grazie a tutti. Grazie.